ha sorpreso il Lanusei, perché sappiamo che comunque come impianto di gioco è cambiato poco, hanno molto palleggio, sono cambiati gli interpreti, ma l'idea è sempre quella di avere palleggio, lo sapevamo. E noi avevamo impostato la partita in una certa maniera, stavamo facendo bene, abbiamo dato il palleggio alla Lanusei come sapevamo di fare, cercando di ripartire. Al primo tempo indubbiamente non siamo stati molto bravi nel ripartire, dove abbiamo avuto anche un paio di opportunità per cercare di far male, non ci siamo riusciti, abbiamo fatto pochino per cercare di mettere in difficoltà la loro difesa, e a fine primo tempo c'è stato l'infortunio di Alessandro. Secondo tempo è stata una partita bella, gagliarda, combattuta come giusto che fosse. Il risultato non ci ha premiato, l'avevamo recuperata e Lanusei è stato bravo a rifare gol, e quindi merito a Lanusei, va bene così. È normale che sono giocatori come Daniele, giocatori importanti, ma chi l'ha sostituito ha fatto molto bene in mezzo al campo, quindi è indubbio che Daniele Bianchi per noi sia un giocatore importante, come lo sono tutti in questo gruppo, però insomma alla fine con i sei, con i ma, insomma, è difficile ragionare. Vabbè, il risultato ha detto questo. Come ha detto lei, indubbiamente un giocatore non fa, è una squadra di calcio, quindi è normale che il singolo non può determinare. Il singolo che si mette a disposizione del gruppo indubbiamente può determinare. Ripeto, faccio dico una cosa, non eravamo fenomeni fino a ieri. Non siamo schiappe oggi perché abbiamo perso una gara, perché comunque ripeto, il primo tempo non mi è piaciuto molto, devo essere onesto e sincero. Il secondo tempo mi è piaciuto. Allora, le partite si possono vincere o perdere, però con il piglio del secondo tempo. Allora io alla squadra del secondo tempo faccio i complimenti, perché ci hanno messo voglia, ci hanno messo determinazione per recuperare il risultato. Il risultato alla fine non ci ha premiato e ripeto, è normale che non possiamo essere contenti, quando si perde non siamo contenti, però il percorso che stiamo facendo, il nostro percorso che continueremo a fare, passa anche attraverso giornate come queste dove c'è una sconfitta. Non si può pensare di vincere tutte le gare da qui fino alla fine, ma io sono convinto che questa squadra ha un certo tipo di atteggiamento, e quando ha un certo tipo di atteggiamento fa le prestazioni, al di là poi del risultato, perché nel calcio ci sono tante variabili, quindi niente drammi per una sconfitta, ci mancherebbe altro. È normale che non siamo contenti, non posso venire qua a ridere ed essere contento per una vittoria, perché comunque fino adesso, ripeto, abbiamo fatto un percorso straordinario, 25 punti dopo 11 giornate è tanta roba, non è assolutamente un caso. Quindi, insomma, abbiamo incontrato un Lanusei voglioso che sappiamo che è in una sezione di classifica di un certo tipo, e hanno messo tanta determinazione, anche in certi frangenti qualità. Io in secondo tempo onestamente non mi ricordo tante opportunità per il Lanusei, a parte le due azioni del gol. Abbiamo invece creato tanto noi, e quindi ripeto, questo è positivo, e sono sotto questo aspetto il secondo tempo molto soddisfatto. Quando lo dimostriamo sul campo domenica dopo domenica, io non sono favorito, non favorito, ci sono un lotto di squadre secondo me che possono ambire a giocarsi il campionato. Noi un passo alla volta, pian pianino, crescendo e lavorando sul campo, cercheremo di migliorarci e di fare il meglio possibile. Se abbiamo preso gol qualcosa vuol dire che non ha funzionato. Lo so, era una partita contro la prima della classe, prima meritatamente, perché chi ogni domenica la squadra che si affronta, se prima, secondo o terza, vuol dire in quel momento si merita il primo, il secondo o il terzo posto. L'abbiamo affrontata come affrontiamo tutte le altre partite, senza nessuna paura. Ho detto ai ragazzi che non c'era partita migliore proprio oggi per dimostrare quanto valgono e far vedere quanto sono validi. Ho detto l'importante è non mollare mai, lottare su tutti i palloni. Anche se andavamo sotto ho detto di continuare ad andare avanti, se pareggiavamo di continuare ad andare avanti. Questo
oggi hanno ascoltato il mister. Fortunatamente siamo riusciti addirittura a, come al solito, a segnare al 93esimo, però ci hanno creduto fino alla fine, perché un'altra squadra contro la capolista a due minuti dalla fine si mettono dietro, si buttano, perdono tempo e si prendono il punto. I ragazzi ci hanno creduto, gli faccio un grandissimo applauso, e avete potuto vedere a fine partita quanta tensione a livello di entusiasmo che avevano per tutto quello che stanno soffrendo in queste 10 giornate, perché loro sanno, danno tanto in settimana, non si risparmiano niente, ed è un giusto regalo che si sono fatti da soli. Il latte dolce sulle palle inattive è la squadra più pericolosa di tutte quante le 18 squadre. Ha dei giocatori molto bravi di testa, ha dei giocatori che calciano bene la palla, fisicamente sono messi bene e hanno fatto parecchi corsi su palline attive, sul calcio d'angolo, su punizioni laterali, su punizioni. Questo noi lo sapevamo, abbiamo letto bene, tranne sul gol che abbiamo preso su una palla rimessa dentro, però secondo me l'errore nostro era venuto prima, ma può succedere. E niente, sono contento perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Per quanto riguarda il secondo tempo, secondo me è stato un secondo tempo alla pari, secondo me. Anche perché... Bianco rosso verde, no, alla pari, un po' palle sopra noi, un po' palle sopra loro. Vabbè, loro naturalmente davanti fisicamente strutturalmente molto molto bene, e vorrei fare i complimenti a Simone Caruso, perché non ha mollato mai, nonostante secondo me si condiziona la testa, perché per un attaccante quando non fa gol subentrano problemi anche soprattutto mentali. Non ha mai mollato in settimana, io l'ho sempre incoraggiato, tipo oggi che ho detto: Simone, per favore fammi questo regalo. Fortunatamente me l'ha fatto e devo fargli i complimenti, perché non ha mollato niente né in settimana e né oggi. E così, se l'arbitro ha visto che c'era rigore, che dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a giocare, abbiamo preso il pareggio, non abbiamo mollato, non ci siamo buttati giù, come gli dico sempre, perché le partite durano 90, 95, 100 minuti. Loro ci hanno creduto, palla al centro, siamo ripartiti, abbiamo fatto il dono, hanno ripareggiato, palla al centro e siamo ripartiti. E questa è la mentalità giusta. Poi si può anche perdere la partita, però la mentalità è di andare a fare gol, perché se uno si abbassa per non prenderlo, come dico sempre, una punizione, un rigore, un liscio di un giocatore, un autogol, può sempre succedere che il gol lo prendi. Più la palla sta alta e più in difficoltà vanno gli altri. Poi con una squadra come il Latte Dolce, che secondo me lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato, perché è un'ottima squadra, ben strutturata in tutti i reparti, e se la giocherà fino alla fine, secondo me, a prescindere da oggi. Lo sai che è Giorgio, perché tutti quanti quelli che vengono a vedere le partite all'anno 6, il pareggio e la sconfitta, però parecchie volte abbiamo meritato di perdere o di pareggiarla. Cioè, la squadra bene o male la partita sola ha sempre fatta. Oggi è stato uno sfogo per tutti, poi c'era la capolista, è stato doppio, però è una partita molto molto importante. Stasera siete, come stavo dicendo prima, la testa fa la differenza. Stasera si andranno a mangiare la pizza, ma da domani già si pensa che domenica è ancora più difficile a Budoni la partita. Quella è molto molto importante. Sì, perché un ragazzo ha fatto una grande prestazione e ha dei problemi. Sì, infatti oggi gli ho chiesto se la sentiva di fare un tempo, 50 minuti, mi ha detto di sì, so che può fare la differenza, perché nell'uno contro uno se riesce a girarsi di punta è devastante, e nonostante il problema che ha, vediamo, cercheremo di recuperarlo al massimo. Lui ci deve mettere il massimo impegno, noi faremo di tutto per farlo recuperare, perché quello che ha dimostrato oggi e anche in qualche altra partita, se sta bene, è un giocatore molto importante. Pietro Lato è andato meglio, perché al secondo tempo ha giocato a due tocchi, al primo tempo il tocco in più, perdevamo la giocata, gliel'ho detto, siccome è un ragazzo molto molto intelligente, l'ha capito, per noi è fondamentale come tutti gli altri, l'ha capito, giocava a due tocchi, non l'hanno mai preso, perché scaricava, giravamo dall'altra parte, e quello deve fare, quello gli fa fare la differenza anche a Pietro Lato come a tutti gli altri, un tocco in meno. Già durante la settimana si è visto questa voglia di ottenere i tre punti, poi dopo il 2-2 sembrava un'ammazzata, però c'è stata un po' di lucidità, soprattutto nell'azione, siamo riusciti a fare quei 4-5 passaggi veloci. Sono contento perché Simone Caruso ha segnato, ma
c'era, diciamo, quella sensazione buona di ottenere i tre punti, e secondo me anche sofferti, però strameritati. Quindi oltre a una vittoria di carattere, secondo me anche una vittoria di qualità. Non è, cioè, non è merito mio, io se riesco a vedere la giocata la faccio, se invece ci muoviamo tutti insieme viene tutto più facile. Lo sappiamo fare, lo dimostriamo che lo sappiamo fare, se ci mettiamo convinzione esce a ogni partita. Adesso abbiamo, diciamo, provato cinismo in questa partita, ma al di là di questo non è sicuramente merito mio, ma merito di tutti. Oggi abbiamo fatto 3 gol, ci è mancata un po' di cattiveria là davanti. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, secondo me domenica scorsa ne abbiamo avuto il doppio, altre partite uguali. Manca, se, ripeto, quando c'è quella sensazione di ottenere i tre punti, secondo me il pallone, diciamo, entra anche da solo. Le occasioni le abbiamo create, secondo me se giochiamo così le creeremo sempre. Se c'è quella cattiveria là davanti, al di là che sia un attaccante, un centrocampista o un difensore, i gol arrivano. No, l'importante è che creiamo occasioni, poi se il gol arriva o meno, se siamo là, fidatevi che i gol arrivano. Il saluto del direttore Abate, la società sicuramente ha voluto, non dico dare un segnale, però una figura, penso che abbia esperienza, e sicuramente lasciare il posto vuoto era una cosa non giusta, e quindi ci darà una mano.